Ragazzi, prima che inizi questo video lasciate un bel mi piace, così ve lo dico già, e commentate già adesso, già che ci siete. E niente, iniziamo. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video venerdioso, perché oggi è venerdì. Come sapete io faccio uscire i video tutti i martedì all'1:45 e tutti i venerdì all'1:45. Quindi veramente abbiamo questi due appuntamenti. Se un venerdì per caso vi capita di non trovare un video sul mio canale, questo qua in Giappone, state tranquilli che molto probabilmente sarà uscito su uno dei miei altri due canali, che uno è quello in inglese, che vi lascio qui, dove carico video in inglese e anche music video. Tra l'altro sto lavorando a un nuovo music video bellissimissimo che uscirà tranquilli prima della fine dell'anno. Ne usciranno ben due, non so se usciranno tutti e due quest'anno o uno a dicembre e uno a gennaio. Comunque preparatevi perché spero vi piaceranno. Ci sarà anche Eriko e anche a caso nel video, quindi davvero da non perdere. Oppure usciranno sul mio terzo canale, che è quello a cazzo, che ancora non ho deciso di che taglio dare sui video di quel canale. Comunque ragazzi, allora, in tantissimi, cioè non tantissimi, però comunque in abbastanza persone, mi avete chiesto di parlare della mia dieta e di come mi alleno, perché se mi seguite su Instagram ogni tanto carico delle Insta Story in cui si vede comunque che mi vado ad allenare o che si vede magari il mio fisico, che anche se nei video sembro molto magro, in realtà io non sono piazzato così male, sembro molto più magro vestito che senza gli abiti addosso, assicuro, perché io mi alleno praticamente 5, 6 o 7 volte a settimana. Di solito mi alleno 4 volte a settimana, faccio CrossFit, che è questa attività che sto facendo grazie a Yuri di questa palestra di Bergamo che si chiama Wellness, che veramente sono sempre gentilissimi. Quindi ragazzi, se siete di Bergamo e volete tenervi in forma però non siete tanto motivati, vi assicuro che andare in una palestra di CrossFit vi può aiutare, perché veramente c'è tanta gente che magari va in palestra, si iscrive, però finché non entri nell'ingranaggio di doverti allenare fai veramente fatica ad allenarti. E quindi magari andare magari a fare dei corsi di CrossFit veramente ti può aiutare, perché sarete un gruppo di varie persone che in un tempo veramente limitato, e tipo dipende un po' dai workout, perché ogni workout c'è un workout diverso, quindi certamente non vi annoierete perché ogni giorno farete qualcosa di diverso, vi sprona a fare di più, perché vedrete gli altri che si allenano e si impegnano e sudano, e voi chi siete? I figli della serva? Ma certo che no, e quindi anche a voi vi verrà voglia di allenarvi. Poi i giorni che magari non faccio CrossFit mi alleno per gli affari miei in una palestra di un altro mio amico, e dove lì alzo un po' di pesi vari, però io ho bisogno anche dei miei tempi. Dopotutto anche io sono un filino un neko danshi, se non sapete che cosa sono i ragazzi gatto ve lo lascio qui. Ho quei giorni in cui ho bisogno di allenarmi per gli affari miei, quindi andare in palestra mi risulta un po' difficile, allora preferisco allenarmi coi pesi e faccio un po' di panca e allenamenti più classici. Però devo dire che andate in palestra e non a fare CrossFit, dico proprio allenarvi e fare bodybuilding, però non avete assolutamente voglia di allenarvi, farete schifo. Se invece andate a fare CrossFit, anche se non avete voglia di allenarvi, state per certo che le vostre calorie le bruciate e il vostro training lo fate, vi assicuro. Anche perché se no probabilmente verrà Yuri a menarmi dietro, quindi non è sta gran trovata. Ah, già che ci siete, andatelo a seguire anche su Instagram, andate a seguire la palestra, perché no? Se volete dei video in palestra ve li faccio. Io ho già provato a fare dei video un pochino di workout, però per ora non ho pubblicato niente. Ma sapete qual è il problema? Il punto è che io, se vado ad allenarmi, non riesco a essere tirato, cioè o mi alleno o mi tiro. Quindi io praticamente quando vado in palestra veramente vado in giro nei peggiori dei modi. Non lo so, io ragazzi, io odio andare a comprare vestiti, veramente è una cosa che, cioè l'idea di fare, di andare per negozi a comprarli proprio mi viene il volta stomaco. Praticamente, boh, non lo so, una cosa che veramente faccio fatica io, andare a comprare vestiti. E soprattutto quando vado in palestra, sapete, io sono quello che dice sempre, no? Ma mettiti le cose vecchie che tanto per andare in palestra si rovinano. Il punto è che adesso mi ritrovo veramente con delle maglie praticamente coi buchi. E mi chiederete, ma che ce ne frega a noi che stiamo guardando questo video? Assolutamente niente, potrei anche tagliare questo pezzo. Ma non lo farò, dai, chi se ne frega. Ragazzi, sì, sono un barbone. No! Comunque, non perdiamoci in chiacchiere e torniamo al topic di questo video. Che cosa mangio in una settimana? Bene, in questo video vi farò vedere tutto quello che ho mangiato durante questa settimana e vediamo quanto ho mangiato. Buona visione, eh!
Ciao a tutti ragazzi, ecco il video che cosa mangia Seba in una settimana. Iniziamo con la colazione. Un po' di pollo. Il tutto prosegue con un caffè. Continua il pranzo di oggi con elicottero. Lei vegetariano? Solo oggi. Solo oggi, solo oggi. Io invece mi mangio praticamente questo tacchino col couscous e un po' di verdure. Buon appetito. Ragazzi, continua la mia giornata. Cosa mangio in questa settimana? Erico... va contro la mia dieta perché si è presa la brioche al cioccolato. No, mangia. Non mangio. Io c'ho un caffè americano con un po' di latte. Poco poco, magari ne mangio tanto così. Tanto sì, così, sì. Va bene, è così. Un po' d'olio. Allora, sono arrivato a casa. Purtroppo i treni erano un po' in ritardo, quindi mi tocca fare un omelette velocissima con gli uovi bianchi per avere un po' di energia prima di andare in palestra. In una giornata normale mangerei molto di più, ma oggi purtroppo non ho tempo. Quindi adesso qui c'ho l'albume d'uovo e lo metto giù. Mezzo albume d'uovo. Sono 250 grammi d'albume, così prendo un po' di proteine ma senza appesantirmi prima di fare crossfit. Aggiungete anche un po' di aglio se vi piace e del sale, ma senza esagerare. Ecco qua la mia frittata con l'albume d'uovo. Buon appetito. Mmm, proprio buona. Inoltre ho deciso di bere un caffè con un po' di latte e due fette biscottate perché c'ho ancora un po' di fame. Tra mezz'ora vado in palestra. Vabbè ragazzi, adesso che sono tornato nella casa di Milano, finalmente mi sono portato un po' di cibi giapponesi e anche le tende, che finalmente posso attaccare le tende a casa mia. No, mi devo ancora comprare le asticine, però ne ho prese di vari tipi, poi vedo quelle che stanno meglio. Adesso riordino un attimo e poi si corre in palestra. Quindi vabbè, non c'entra molto con che cosa ho mangiato questa settimana, ma così per darvi un update. E adesso mi preparo delle proteine per dopo la palestra. Sono al gusto cioccolato caramellato. Bene, allora post workout bevo le proteine e niente, adesso devo andare fuori a cena perché mi è venuto a trovare un mio amico, quindi non so dove andremo a mangiare, ma vi tengo aggiornati. Ragazzi, so che non dovrei, però ecco qua il drink aperitivo di oggi ed ecco qui l'angolo schifezze di oggi. Vabbè, oh, ogni tanto si può fare. Buongiorno ragazzi, martedì, inizio la colazione con 270 grammi di albume. Faccio una frittatina che me la pappo. Ragazzi, ecco qui allora, tre fette biscottate con la marmellata di mia mamma, la crepe e anche un caffè con del latte. E in più mi mangio anche il limone, lo so. Devo andare a fare la spesa, ci andiamo più tardi. E per pranzo mi gusto questa pasta al ragù integrale. Ok, vabbè, so che non dovrei mangiarli, ma mi è venuta voglia di low hacker. E adesso mi gusto anche un po' di pollo. Allora, queste che sono le sottilissime, non ho tanto tempo di farle in padella, quindi le farò al microonde, ma vabbè. Comunque sono 200 grammi, 240 grammi di pollo. Eccolo qui il mio pollo. Mi è un po' caduto del peperoncino, ma vabbè, sarà buono lo stesso. Buon appetito. Ok, sono appena tornato dalla lezione di crossfit di oggi. Qui abbiamo 240 grammi di tonno e una mozzarella, un po' di insalata. Questa è la mia cena di oggi. Ragazzi, questa settimana continuo a non mangiare quello che dovrei mangiare. Però buona colazione. Ecco cosa mangio il mercoledì a colazione: cappuccino, brioche con l'ovetta e cioccolato e questo cannolo col cioccolato bianco. Ovviamente metà e metà. E post colazione al bar, un po' di colazione a casa con il pollo bollito. Pepperepe. Marco, siccome sta facendo il video di che cosa mangio in una settimana, ecco, saluta. Ciao ragazzi. Ecco. Beh, ma alla fine mangi solo pollo, quindi. Non è vero. Allora, ecco qua la frittata di albume d'uovo. E vabbè, adesso me la mangio. Adesso mi mangio un po' di olive. Bene ragazzi, allora finita la lezione di crossfit anche di oggi. Adesso mi sa che vado a mangiare cinese. Mamma mia, questa settimana sto facendo proprio schifo. Comunque un abbraccio. Ragazzi, devo dire che ho scelto la settimana peggiore per farvi vedere cosa mangio in una settimana. Comunque, buon aperitivo. Oggi spritz. E ragazzi, ecco lo spuntino prenotte, altri 250 grammi di albume d'uovo, perché purtroppo nell'aperitivo non c'era neanche un po' di affettato o di uova, quindi niente proteine, mi sa che le devo prendere così. Finisce così il mercoledì. Giovedì mattina, colazione pollo, dei cracker della misura e un po' di marmellata fatta in casa. E adesso mi mangio uno yogurt alla banana. Per pranzo mi sono fatto ancora l'albume d'uovo, peccato che mi sia un po' bruciacchiato, ma vabbè. Mettiamo un po' di salsa di soia che così copre tutto. L'ora della cena, oggi cinese.
ragazzi, anche oggi sono andato a CrossFit e adesso sono al cinese e mi mangio questa zuppa piccante e anche il curry con il vitello. È arrivato anche il pollo alle mandorle. Ecco qui il pollo bollito della mattina, dei cracker della misura, marmellata, caffè e anche un pezzo di pane. Inizia così il mio venerdì. Vabbè, sono al bar, mezza pizza e un caffè americano. E anche oggi un bel pranzo originale con l'albume d'uovo. Ecco qui com'è venuta bene. E mangio anche un'insalata con delle olive. Bene ragazzi, appena fatto allenamento, questa sera cena tacchino. Vabbè, questo è un pre-cena post-workout. E poi mi sa che mi mangerò un po' di pasta. Tagliamo un po' d'aglio e prepariamo la pasta di oggi. Ed ecco un po' di pasta e vino. Mi sono anche gustato uno yogurt da bere della Activia. Activia! Ragazzi, colazione di oggi con delle uova, cioè più che uova, albume d'uovo strapazzato con un po' di pollo, la marmellata che vi ho fatto vedere anche ieri e dei cracker della misura. Oggi alle 10 ho CrossFit, quindi devo fare una colazione un po' veloce e poi dopo un'oretta me ne andrò ad allenarmi. Buon sabato a tutti comunque. E post workout un po' di pollo, ragazzi, pollo e un'arancia. Bene ragazzi, pranzo con questo hamburger di pollo integrale e delle verdure cotte. Ora di cappuccino e un pezzo di torta di carote. Ragazzi, ho passato il pomeriggio a fare colonne sonore, ma ecco la cena di oggi. Abbiamo una frittata con albume e insalata col tonno, un po' di maiale e ho fatto anche il risotto. E qui la serata prosegue con un bubble tea con le palline di melograno. Buona domenica, frittata d'albume, cracker e caffè. E anche una torta, vabbè, oggi dieta bye bye. Ecco qui anche la pasta integrale di oggi per pranzo. Gustiamoci anche un po' di pollo bollito con un po' di curry. Ragazzi, finiamo questa settimana al giapponese. Ragazzi, siccome mangerò un sacco, direi che oggi non faccio il conto delle calorie. Vabbè ragazzi, ditemi che cosa ne avete pensato di questo video. Spero di non aver scioccato nessuno di voi con la mia alimentazione. Ragazzi, non ve l'ho premesso prima del video, però ve lo dico adesso. Io non sono un dietologo, io mangio così, io ho voglia di mangiare tutta quella roba e mi piace. Però ragazzi, non seguite il mio consiglio, cioè voi mangiate quello che volete. Se volete perdere peso andate da un dietologo che vi seguirà con attenzione. E anche se volete mettere massa muscolare andate sempre da un dietologo, perché ragazzi, io non sono né un dietologo né un personal trainer, quindi vi posso dire soltanto quello che faccio io e io ho raggiunto questi obiettivi. Quindi ragazzi, se avete veramente un obiettivo, volete tenermi in forma o essere più in salute, andate a parlare con degli esperti. Spero che questo video un po' particolare vi sia piaciuto, che non vi abbia annoiato. Ditemi che tipologia di video volete, perché non so più di cosa fare, perché sto condividendo un sacco di cazzi miei e non so se possono interessarvi. Comunque sapete, mi piace rendervi partecipi un filino della mia vita. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!